Ciao a tutti amici e benvenuti a un nuovo video di UniversArt. Questa volta, eccezionalmente, anche questo video, oltre al precedente, sarà delle pagine completate, perché finalmente sono riuscita a portarmi in pari e a girare le pagine completate del mese a fine mese. Le pagine di questa volta sono prese da 5 libri, sono 5 pagine. Iniziamo subito con la prima. Inizio dal più piccino. Questo è un piccolo libricino nuovo che ho acquistato da Tiger, ne ho presi ben 2 da Tiger nei mesi scorsi. È un libro veramente piccino, io ho le mani piccole, ma come potete vedere è proprio piccolo. È tutto a tematica unicorni. Ho colorato la prima pagina ed eccola qui. È una pagina molto molto semplice che ho fatto con i Neocolor 2 come sfondo, se non erro. Ho utilizzato diverse matite colorate, se non sbaglio i Carioca Pastel. Ho utilizzato le Pentel Hybrid Dual Metallic. Ne ho acquistate anche delle nuove, per cui ho voluto provarle, sono veramente bellissime. Qua sulla criniera e la coda. E poi ho utilizzato le Uniball Signo nuove che ho preso, anche queste metallizzate, molto carine. E questa pagina è stata completata il 12 di novembre. Dopodiché l'avrete già vista online, è una pagina di cui vado molto fiera, di questo bellissimo libro che poi vi presenterò nei video futuri. Si chiama A Million Christmas Cats e è simpaticissimo, di John Bigfoot. E io ho completato questa pagina, questo fantastico e simpaticissimo gatto dolcetto, non so nemmeno bene dire che cosa gli sia successo a questo gatto. Per lo sfondo ho utilizzato diverse sfumature di Carandage Neocolor 2, picchiettandole con il dito per dare un effetto molto più particolare. Il gatto in sé è stato colorato con questa parte sempre con i Neocolor 2. Invece il corpo è stato colorato con i Derwent Inktense. Qui ho utilizzato sempre la mia fidata colla prima, Fluo Glitter. Poi ho utilizzato delle penne gel qui e là e anche qui ho fatto tutta una decorazione con le Pentel Hybrid Dual Metallic per le decorazioni di sfondo. E sono molto soddisfatta di come è venuta questa simpaticissima pagina di Natale. Questa pagina è stata completata il 14/11/2020 e questo era per A Million Christmas Cats. Dal nuovo libro di Creative Paper, Buon Natale per adulti, anche questo vi verrà presentato successivamente, ho colorato la pagina di test per la recensione ed è questo bellissimo cervo. Lo sfondo è stato fatto con gli acquerelli di Dallerroni, il cervo è stato fatto con Derwent Inktense e dopodiché ho giocato moltissimo con le Pentel Hybrid Dual Metallic. Ho utilizzato anche del bianco qui, penso che fosse l'Uniball Signo sempre, o comunque un'altra penna gel bianca tra quelle che ho. Ho utilizzato sempre la mia colla prima, niente, non ne posso fare a meno, e delle altre penne gel per degli altri effetti. È molto carina come è venuta, tutta glitterosa, natalizia, invernale. No, in realtà non ho usato la prima, la colla fluo, ma ho utilizzato un'altra colla e poi ho utilizzato degli altri glitter che ho preso di recente da Lidl. E questa è stata ultimata il 21 di novembre per libro Buon Natale per adulti da Creative Paper. Prossima pagina, sempre Creative Paper, anche questo nuovo libro l'avete già visto nel flip through e avete già intravisto la pagina in realtà. Anche qui ho fatto una pagina di test per la recensione. Si tratta di questa carinissima pagina con gattino, completata il 14 novembre 2020. Lo sfondo qui è stato fatto con l'Uniposca Pastel, non mi ricordo più il nome del colore. Ho utilizzato un mix, qua le Derwent miste
alle Carandage Supracolor, le due soft, un mix di altre matite acquerellabili, tra cui Carandage, Stabilo, eccetera. Ho utilizzato per l'oro l'Uniball Signo Nuova. Ho utilizzato delle altre penne gel qui e là e le Dual Metallic. Anche qui. Mi piace molto l'oro del dettaglio della tazza, devo essere sincera. Fa proprio oro da decoro. Quindi mi piace tantissimo. E questo era per gatti da colorare. Ultima pagina che temo non ci stia, perché come avete visto già in passato il libro Vitro Disney è veramente gigantesco. Quindi probabilmente ne vedrete una parte o la vedrete spezzettata, ma comunque l'immagine è disponibile sui miei social da visualizzare. È la pagina di Buzz Lightyear. Allora, questa pagina è stata completata il 29 di novembre. Ho utilizzato per Buzz i Koinormon Deluxe, i miei adorati. Mentre per tutto lo sfondo ho utilizzato il Carandage Supracolor 2 Soft. Per questa cornicetta invece ho utilizzato i Pentel Hybrid Dual Metallic. E per le stelline bianche ho utilizzato l'Uniball Signo. Semplicemente è stata abbastanza impegnativa, ma sono molto molto soddisfatta del risultato. Non ho aggiunto questa volta nessun altro glitter, nessun'altra cosa perché è già una pagina molto bella così. Non volevo pasticciarla ulteriormente, anche perché sono veramente tantissime le stelline che ho fatto. È stata una pagina colorata su ispirazione di un altro utente Instagram che l'ha colorata in maniera simile. Sono molto molto soddisfatta del mio risultato e mi piace molto com'è venuta questa pagina, soprattutto perché ero spaventatissima nell'iniziare questo libro. Invece direi che è un grande inizio. La pagina si è un po' ondulata, ma come potete vedere sul retro non c'è nessuna traccia di bleed through, solo un po' di sporco dove non sono stata attenta a mettere bene dietro la pagina, e quindi probabilmente un po' di colore si è trasferito, ecco. Però niente bleed through assolutamente, e di acqua ce n'era molta, me lo assicuro. Perché ho cercato di velocizzare il processo anche per renderlo più uniforme di colorazione dello sfondo con questa, che è il nuovo pennello che ho preso da Lidl conservatoio, che ha una punta molto molto più grande rispetto a quella che uso di solito. E quindi di acqua ce n'era molta, quindi il libro legge bene i mezzi a base d'acqua. Starei molto attenta ai marker a base alcolica, comunque non li ho provati, magari potrei provarli qui, che sul retro non c'è nulla, eventualmente, oppure su uno di questi. Di queste cartoline, anche se sono molto piccole, quindi presumo sia molto difficile colorare con i marker. O questo non ha dietro niente, ecco. Comunque, non dilungandoci ancora di più, questa appunto era la pagina completata il 29 novembre 2020 dal libro Vitro Disney. Queste erano le mie pagine colorate per il mese di novembre. Vi assicuro che sono davvero molte, soprattutto perché alcune sono state abbastanza impegnative, soprattutto questa di A Million Christmas Cats e vetrate, anche se pure Buon Natale è stata un pochino complicata, più che altro perché erano tantissimi dettagli. Però dai, è un buon numero. Conto in dicembre di colorare molte pagine, visto che avrò dei giorni di vacanza, anche se li impegnerò per una buona parte del tempo lavorare da casa. Voglio farvi un piccolo sneak peek. Al momento non ho alcuna pagina in lavorazione, stavo aspettando il completamento del nuovo supporto da tavolo per fare le riprese degli speed coloring.
ora che ce l'ho posso iniziare finalmente la pagina dal bellissimo libro di Kanoke Gusa, Rhapsody in the Forest. Questa è la versione olandese, probabilmente, se non mi ricordo male, del libro, che è originariamente giapponese. E è una pagina che è stata selezionata da una mia amica che mi ha regalato il primo lotto di Carandage New Color 2, quindi per sdebitarmi perlomeno, ed ho visto che è una mia fan, ha scelto questa pagina. Penso di colorarla con principalmente i Derwent Inktense e conto di utilizzare i classici colori natalizi, soprattutto per lo sfondo. Ecco, questo è un po' lo sneak peek. Inoltre oggi, nel senso oggi per chi vede, per la giornata in cui viene caricato il video, in realtà la sto girando un paio di giorni prima, arriverà il libro Mondi nei mondi di Kerby Rosanes, Worlds Within Worlds. Mi dovrebbero arrivare poi in futuro altri libri, quindi probabilmente ci sarà anche un haul natalizia di questo tipo. E ho prenotato, per arriverà a febbraio, metà febbraio circa, il nuovo libro di Kerby Rosanes che deve uscire, Fragile World, che sarà tutto incentrato sulle creature, gli animali in via d'estinzione. Non c'entra niente col video di oggi, ma ci tenevo comunque a dirvi qualche cosina in più. Io spero che vi sia piaciuto questo video delle pagine completate del mese. Come sempre lasciatemi i vostri commenti per dirmi se vi sono piaciute, se le avete trovate interessanti, per chiedermi informazioni sui mezzi e quant'altro. Abbiamo una programmazione per i prossimi video che è veramente veramente serrata. Ci saranno anche, sempre che non ci siano imprevisti, più pubblicazioni in una settimana. Ci aspettano flip through, soprattutto di questo libro e di questo libro. Ci saranno speed coloring di progetti che avete già visto realizzati, però avevo già girato questi speed coloring e secondo me sono molto interessanti da vedere. Ci saranno tantissime cosine e chi mi segue sui social, soprattutto su Facebook, in questo caso sulla mia pagina Universe Art, può vedere quale sarà appunto la programmazione giorno per giorno, sempre salvo imprevisti e modifiche. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Se passate per la prima volta dal canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche con la campanella e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!